Buongiorno a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Finalmente non scopriamo le creazioni in resina che non facevo da una vita praticamente. E oggi scopriamo insieme i nuovi stampi che mi sono arrivati da AliExpress, che avete visto nell'altro video, che se non avete visto avete fatto malissimo, quindi correte a vederlo subito qui nel pallino delle informazioni. E proviamo anche gli stampi che ho fatto con voi in un altro video con la gomma siliconica della Prokima. E anche quel video ve lo lascio sempre nel pallino. Il pallino qui è importante, usatelo o altrimenti andate giù nell'info box e trovate tutti quanti i miei video. Un'altra cosa prima di iniziare, molto importante, mi raccomando, attivate la campanella se non l'avete ancora fatto, perché almeno così vedete i miei video ogni volta che li pubblico, perché noto purtroppo che non sempre tutti quanti i miei iscritti riescono a vedere i miei video. Quindi mi raccomando, se ci tenete a seguirmi, attivate la campanella, o comunque ricordatevi che io faccio i video sempre il martedì, il giovedì e ogni tanto il sabato, sempre alle 2, quindi non vi volete sbagliare. Quindi iniziamo subito a scoprire le creazioni. Per questa colata ho utilizzato la Fill Crystal della Reschimica e ho utilizzato anche la resina della Resin Pro, e perché appunto questa qui l'ho finita e non mi bastava. Quindi sono mezza e mezza, adesso non mi ricordo quali sono con la Fill Crystal e quali con la Resin Pro. Comunque, insomma, ho utilizzato queste due resine. Quindi io direi di iniziare subito dagli stampi, questi che abbiamo fatto insieme, perché non vedo l'ora di vederli. Allora, partiamo subito da questi qua. Bellissimi. Allora, questa è la tortina piccolina, che adesso io non vi metto a paragone con le altre, però diciamo che la resina non è andata dovunque, infatti qua manca una fragolina e c'è anche qualche bollicina. Questa invece è uscita perfetta, e la ciambellina con sopra la fragolina, che io poi dopo dipingerò. Poi sempre al cioccolato ho fatto il tronchetto. Anche il tronchetto, se vedete bene, è uscita perfettamente la texture, sì, però non sono uscite le fragoline di sopra. O ciuffetti di panna, adesso non mi ricordo che cosa c'era. Ecco, sì, c'erano le fragoline che, come vedete, non sono uscite. Vabbè, devo stare attenta con questi stampi, oppure devo utilizzare la resina, quella liquidissima, la Resin Pro, mi sa che forse è meglio. Questo è uscito perfetto ed è il ciuffetto di gelato. E poi abbiamo col bianco invece questa, è uscita carina, questa è uscita bellina. Avevo colorato i dettagli con l'arancione, questa tortina non so perché il colorante non si è asciugato, mi sa che non ho messo abbastanza, guardate, non si è asciugato il colorante. Questo non lo tiro fuori perché ancora non l'ho finito, devo farci la base, quindi poi magari in un prossimo video ve lo farò vedere. E continuiamo con questi. Allora, abbiamo una torta, questa è uscita perfetta, oddio, manca un po' di pezzo qui, però è uscita bellissima. Questa sembra proprio uguale a quella vera, che sarebbe questa. Come vedete è uscita uguale, devo solo colorare la fragolina sopra e sta benissimo. Questo lo devo terminare perché c'è solo la glassa, questo lo posso tirare fuori. Oddio, è morbido. Ok, il pretzel, che carino, a forma di topolino, carinissimo. Questo è uscito proprio carino. Poi abbiamo questo, che è il bicchiere, e mi sto infatti sozzando tutta. Vabbè, questo non ve lo posso tirare fuori perché non è finito. Vi posso tirare fuori i gelatini, anche questo così. Vabbè, non vedete niente col bianco, però fidatevi che è uscito con tutti i dettagli, e anche l'altro. Quindi per questo stampo abbiamo finito. Poi prendiamo quest'altro, che è quello dei piccolini, dei neonati. E abbiamo l'orsacchiotto, che carino. Oddio, è un po' inquietante, però è carino, piccolino, bello. Poi abbiamo i due piedini. Mamma, come sono piccolini. No, vabbè, guardate che carini. Per mettere la resina è stato veramente difficile. Poi abbiamo questo, che è un sonnellino. Cioè, come vedete, è impossibile mettere la resina anche qua. Cioè, come fai? È impossibile. Vabbè. Comunque, questo è un sonnellino molto carino. Poi abbiamo la cicogna, che qua ho veramente paura, perché guardate, cioè è impossibile. Che carina! Allora, a parte che si sta quasi spezzando la gambetta,
Per il resto è veramente carina. No, guardate, c'è il cappellino tipo se fosse una postina. Bellissimo, questo è bellissimo. Diciamo che questi stampi, magari incollati, poggiati da qualche parte, non farebbero, cioè non danno problemi. Poi abbiamo il cavalluccio a dondolo. Mamma, come sono delicati. Questo, molto carino. Questo è uscito molto bene. Poi andiamo avanti con dei fiocchetti che sono degli scarti, quindi ve li tiro fuori. Uno, quello piccolino così, questi li vedete sempre. Questo qui che è il fiocchettino di Hello Kitty e quest'altro fiocchettino che è questo qua marrone. Poi andiamo con lo stampo di Olaf. Oddio, ho paura. Allora, prendiamo prima questo qua, che è quello che ho fatto senza colorarlo. No! Disastro! Non si è mischiato bene il colorante. Non ho parole. Ed è uscito anche un pochino tipo strabico. Però la stampa è carinissima. Ho capito che non devo usare il colorante. E soprattutto spero di riuscire a lavarlo. Oddio. Questo scopriamo le canzoni in resina è stato un epic fail, ragazzi. Già ve lo sto dicendo. Ah, questo è molto meglio. Sì, questo è molto meglio. Vabbè, dobbiamo rifinirlo, però lo stamp è meraviglioso. Magari ci passo con dello smalto bianco e tolgo tutto questo colore che non si è per niente amalgamato. Brava Ilaria, proprio complimenti. Poi vediamo questi, quelli che non abbiamo mai visti. Carino, molto carino. Questo anche che è uguale. Poi sempre questi devo colorarli. Che carino. Il gufetto. E la casetta di Natale che non c'entra niente adesso, però insomma. Cioè, l'importante è che riuscissi a provare lo stampo e ce l'ho fatta. Questa è la casetta di Natale e diciamo che è uscita, a parte come al solito che qui non si è inserita la resina e devo stare attenta la prossima volta. Poi, Minion! Speriamo che questo il colore è andato bene. Sì, che carino, carinissimo. A parte che questo qui, già qua me ne ero accorta che il colore, infatti vedete, perdiamo pezzi. Il colore acrilico non si è, cioè si è asciugato e si è fatto in questa condizione. Non so perché questo sì, cioè questo si è fatto così e il nero no. Quindi forse presumo che era forse vecchio il bianco. Beh, però poi comunque lo rifinisco e lo sistemo. E come sempre, magari ve li mostro su Instagram una volta che li finirò, che li sistemerò. Comunque, carinissimo. Guardate, la precisione dei dettagli è impressionante. È veramente, veramente bello. Poi abbiamo i due fiocchi che sono nuovi. Questo è da una vita che li volevo, lo sapevate. Bellissimi. Belli, belli, belli. Guardate, bellissimi. Questo è il rosa. No, vabbè, ma è stupendo. Sono ancora un po' mollicce. Guardate com'è lucido. Come brilla. Belli. Sono troppo contenta, sono stupendi. Questi, poi vediamo questi qua. Questo ovviamente sarà come gli altri. Infatti, cioè proprio la neve proprio. Cioè, vabbè, non ho parole. Era una margheritina, anche molto carina, però devo sempre sistemarlo, però è uscito veramente carino. E poi questa è una farfallina con il rosa, quindi penso problemi non ne abbia avuti. Infatti, va benissimo. Che carina, carinissima. Anche questa devo rifinirla, ragazzi, si vede che da un po' che non cravo con la resina, eh? Casino. In ultimo, i due scettri di Sailor Moon, questo è quello. Allora, questi ho avuto serie difficoltà a colorarli perché non sapevo come fare. Quindi mi sono detta, vabbè, adesso buttiamo dentro la resina rosa come base. E poi li rifinisco una volta finiti, una volta asciutti con lo smalto. Anche perché lo smalto dorato non ce l'ho. Bellissimo! Era una vita che lo volevo. Bello, bello, bello. Stupendo. Questo che adesso mettiamo dritto perché si deve asciugare è la chiave di Kibiusa. Allora, per tirarlo fuori ho avuto un po' di problemini perché la resina ancora è morbida.
Quindi diciamo che si è anche rotto di qua sopra, vabbè, dettagli. Magari adesso facciamo così e cerchiamo di farla asciugare. Bellissimo. Veramente è bello bello seriamente. Ok, adesso lo lasciamo così, così si asciugherà in qualche modo prima o poi. Quindi niente ragazzi, queste sono tutte quante le mie creazioni. Mi sono zozzata tutta per mostrarvele, però i pigmenti mi sa che ho avuto un po' di problemini. Vabbè, le mie preferite sono sicuramente questi due, questi, ma anche questi li adoro. Cioè tutti praticamente sono bellissimi. Fatemi sapere come sempre giù nei commenti la creazione che vi è piaciuta di più, o anche le creazioni che vi sono piaciute di più. Io vi saluto, vi mando un grosso bacio, ci vediamo nel prossimo video e mi raccomando, fate bravi, ciao!